Parleremo degli organi deputati alla fonazione, vi descriverò al meglio come nasce la nostra voce e che cosa la caratterizza, tutti gli aspetti della voce, e sono infiniti, vi assicuro, è un argomento potenzialmente vastissimo. E vi suggerirò già i primi esercizi per potenziare la vostra voce. Parleremo del suono, degli accenti fonici, che sono diversi dagli accenti tonici, e faremo finalmente conoscenza con le nostre amiche vocali, che, attenzione, non sono 5, ma sono 7. Parleremo dell'accento tonico. Pensate alla differenza che c'è fra compito e compito. È una fesseria. Parleremo della scansione sillabica, che è un argomento importantissimo per parlare bene. Parleremo delle regole d'accentazione, e qua si apre veramente un universo. Sono sicuro che starete attentissimi, è un argomento che a me tantissimi anni fa affascinò molto, per parlare in perfetto italiano. Bellissima parlata toscana fiorentina. Tante persone ti guardano quando parli in fiorentino. È un classico che non può mai mancare, un intramontabile della parlata fiorentina. È questo: quando vedo un fiorentino, cos'è che gli chiedi? Non gli chiedi com'è il Duomo, non gli chiedi com'è, diciamo, Firenze, Santa Maria Novella, ma ti chiedono: scusa, mi potresti dire, vorrei una Coca-Cola con la cannuccia corta corta. Allora, noi fiorentini si pronuncia in questo modo. Abbiamo tanti detti, diciamo, a Firenze, che se non sei di qua, tante volte non li riesci a capire. Però diciamo che non sono come il napoletano, o il siciliano, o il calabrese, che proprio riesce a capire nulla. È una parlata che la prende sul tono, diciamo, simpatico e spiritoso. Ad esempio, buongiorno, che tu fai? Non c'è l'acqua in Arno stamani? Come dire, conosci una persona che è un pochino più particolare, un po' pazza, allora ti dicono, son grulli e non si vogliono, per grulli intendiamo pazzi, come quando ti nasce, diciamo, un figliolo bischero, che è un figliolo, diciamo, grullo, ovvero, come ho appena detto io, particolare, pazzo, della serie. Le mamme dei bischeri le sono sempre incinta. Per dire, le mamme dei grulli fanno sempre figlioli grulli poi alla fine. O come dire, se non sono lilleri, non sono lalleri. E botte piena, moglie ubriaca. Se c'hai vino a casa, è scontato che la moglie, di conseguenza, è ubriaca. Non dici, mi è venuto un livido, ovvero quella chiazza nera che ti viene. Mi è venuto un pesto, un pestone. E quindi tante volte, tipo, mi è capitato di andare a Roma e a Genova, c'è la gente, o anche a Milano bensì, che senti dire, cavolo, sono caduta, mi è venuto un pesto grosso in una casa. La gente si guarda e dice, ma cos'è il pesto? Ebbene, fratello caro, come stai? Male, come sto? Male, anzi, te dirò di più, malissimo. C'ho una stanchezza addosso, c'ho manca forza di chiacchierare. E questo è un bel problema. Comunque, ti volevo dire che, a parte vedere come stai, ero venuto a proporre un partito per mia nipote Angelica. Lasciami perdere, non mi parlate quella carogna. Non sai che mi ha combinato, che figura mi ha fatto fa. Non hai idea. Ma boh, te faccio vedere io quello che io combino, Non faccio passare manco 2 o 3 giorni e te la schiappo al convento, così si impara. Ma faccio vedere io. Sta malattia va a momenti, perché quando te rode ti rivedo bello azzillo. Da come zompi su tutte le furie, non mi pare che sei molto ammalato. No, sto male. Guarda, t'ho portato un vinello dall'ultimo viaggio che ho fatto, che ti rimette al monno, se caso mai ce ne avessi bisogno. E comunque, sempre meglio di tutte quelle porcherie che te provina quel dottore tuo, come si chiama? Purgone si chiama. C'ha un nome che è tutto un poema. Si chiama Purgone, ma che come si poteva chiamare dottore tuo? Purgone. Vabbè, contento te. Tonietta! Tonietta! Sì? Dammi un bicchiere, per favore. Mi fa male. Lo sai che mi fa male, no? Per me ti fa più male se non ho bevi. Certo. Si permetti, dovremmo da parlare degli fatti nostri. Beh, abbi pazienza, mo' arrivo. Ma mondo di me. Ma ce lo sai dove devo andare? Tutto bene? Qualche rumoretto. E quale rumoretto? Ma si sa, lo sai com'è, no? C'hai le orecchie che te fischiano. No,
è che quando il malato rumoreggia, il dottore passeggia. No, tu c'hai le orecchie che ti fischiano. Lo dico io. La sede che dovevo da parlare delle cose che ci interessano. Ma prima te devo chiedere una cortesia. Qualsiasi cosa dovessimo da dire nella nostra discussione, me devi fare la cortesia che non t'arrabbi come al solito tu. Tengo nemici. E faccio pare sparo e tengo mente e dico, stongo qua. E non tremmo si sente di ti sparo. Chi lo dice o dice, non lo fa. Se è po' buciardo non mi muovo, aspetto. A bucio corre assai, ma campa poco. O vuoi vedere, o conosci con Mosetta, va per parlare se fa una lampe fuoco. A calunnia. E quello è un venticello, di che vicino o viento non sciuscià. Quando ha fatto la sfogata veno bella e allora cominciamo a ragionare. E manca la morte, se mi tiene mente mi fa paura. Ma la morte è generale, l'uomo non sono romanze differenti, ma tenono una chiusa, uno finale. Ma robbano, arduce mezza via, io fatico e addivento chi lo stesso. Ma quando voglio bene a mamma mia, a me mi fa paura solo lo fesso. Colina Marietta, buono cinema. Dice Marietta, sta a sedia per te a fare un bel film. Ad avere collegio film, lassù qualcuno di ami. Addio domani, all'Oriente. Quando all'Oriente la signora dice, ma do, collegio. E ci siamo venuti meglio a noi cinema. Vabbè, e buona dritta, buona dritta. E gli acnami, dice, vattina da collegio, vedo a mettennanza. Che è dritto così, è sud, muova come si dice, ci ha detto. E se buona nanza, buona nanza. Permesso, permesso, è un nome, che la chiede da solo e con bastone. Permesso, dice Maria, dice, si do cimcla. La chiave da solo, quando sto tra l'uscio, a commenzo un film, dopo 5-10 minuti, un soldo da dritto. Si altro c'è cade, da stai cito che il film ancora va a commenzare. C'è l'usanza, o camposanto, io non ti cedi da ciuare, ma sto giorno, per buttare una para di ciuri ci vai vieni. Ma vanno una cosa troppo sciana, mi capitavo, dopo che aveva fatto il cestomaggio, ma muzza bella, su ci penso, un freddo mi pigliavo. Ascutati chi due camminne venne, stava fatto l'ora taglio sola e io fresco fresco stava a pigliare a minne, leggendo una vara descrizione senza premura. Au, o stemma cavolona sopra lo scritto, sotto una croce c'è un mazzo di rose, e facendo una vista lutto, cannella cannelletti e sei rumine. Ce n'era un'altra vera piccirita, abbandonata, senza manco un giuri, e per segnale, solo una crucita. Sopra la croce, caleano la che pena mi faceva, sto morto senza manco un lumino. Ma chi sta la vita? Na mia testa pensava, qua aveva avuto assai e qua non aveva niente. Sto povero munnezzaro, mai aspettare se poteva, che magari morto continuava a essere impezzente. Mentre lo faceva sto pensiero, stava fatto mezzanotte, e arrestai a costigoso prigioniere, morto di scandolo avanti cannolotte. Che vero di lontano, d'umme di venere verso di mia. Pensai, sto fatto mi pare strano. Sognavo svegliato l'uomo, e altro che fantasia, un marchese era, con il tubo, l'occhialino e il copasciano, e l'auccio appresso pareva un tipo di galera, tutto fedoso e con una scopa a mano. Ah, un morto pure, un monnezzaro. Notte, io sarò voglio una storia con questo scuro. Mi erano quasi arrivati, e mia mamma, quando un marchese si fa male, si girava, e con freschezza, gammo, gammo, signor marchese, la colpa non è la mia. Io non ce l'avessi fatto, sto totto. Mia moglie può fare sta fesseria, se fosse vivo, pigliasse la cacciata e chiamava qualcosa, mentre cassi non c'erano altra cosa. Ma la verità mi chiese, facesse solo sediare, ma cara mia, sono stanco di sentirvi. E so per la pacienza, mi scotto qua sogno morto, e sono bastonato per possia. Caincia, vuoi capire che tutti stessi siamo morto se tu, e morto sogno io magari. Tu vuoi mettere in giro, ci rivedo, ah morto sai chi è. E le vedo, un re, un magistrato. Cioè, se non sto cancillo, non te l'ha fatta ancora a sto punto. Allora, scusa mia, non essere vegano. Che ti interessa? Vicino a te, perché non mi sono botti? Ste sceganacchi, soli vivi fanno. Sulla strada di Salimara Sarda nasce da intro di un altro progetto che è un progetto della provincia di Oristano, Sfaris Pun 73 Comune, che ha presentato il progetto Limba Sarda, Limba della identità, Limba del Mondo, e si sta finanziando, e intro di questa attività culturale,
se pensavo di dare attenzione a sa sensibilità, de sa sensibilizzazione de so spizzino spruso vitticoso de sa scolasa. E su vostare ad azzirare sa scolar media de so comune schianta aderivo a su progetto. E ad a contare a suo spizzocoso ad essere a intro del suo sale su una specie di laboratorio tenente materiale didattico schienenti presentato dai suo operatore del suffitto di Salim Bazar dal sua provincia di Oristanisi materiale schi per toccanta sa limba sarda, sa minoria sa linguistica sa situazione attuale che denimos a dir de oe con sa limba de minoria e due stot un percorso che invece interessa storia di su giudicau. Quindi, alle cause vavo de gusto, quali sono il suo vantaggio su del suo multilinguismo? Naramo goi chi su vantaggio del suo multilinguismo, vedendo su trivaglio che noi siamo fatto in Nicola, è se più a tutto un vantaggio educativo. Innanzitutto, a chi è la limba mama, il suo saldo per noi è la limba mama, è un medio per arrachinare su pizzino di suo luogo. Ed è una cosa sempre, si può dare casoezza, che su fatto che oh, succeda una cosa a me, una cosa fea a me, uno pago ludata sul fatto che la gente pare di chi non è più su raghina. Quindi questo pizzino deve imparare a stare su luoghi solo. E per conoscere su luoghi solo, tocca ad imparare su medio che bichere. La limba di questo luogo, la sa cosa di questo luogo, si narana questa limba di questo luogo. Sono partito in triste venerdì da emigrante. E devo dire, ne ho manco tanto grande. In beretto, una valigia di cartone e dentro che a me disperazione. A me muè che devo do 3 anni. Ma sono restato lontano quasi 30 anni, e anni ci levea. Già come c'è un vento, e dico sempre domani è tempo. Nell'America ti viene una pedina, a te entra dentro, quasi a te rovina. Ti per porta ed ecco l'ingranaggio, ti pensi a fortuna, e così addio viaggio. Ma stamattina sono ritornato, e chi in questa banchina si è come me. Come quella mattina, con quello suo mandillo rosso cudo ben, a cerco con io oggi in mezzo a gente, ma li hanno per venire. Uriel poi la chiamò, a Zena o mondo, ma non mi può sentire. Uriel poi che criò e dice che è lei l'unica fortuna. Sentì se adesso è una caressò, sentì le stanche, manci i tuoi capelli, sentite li lisciò come quando è tempo giù. Ma lì hanno per venire, a se lasciò portare via dal vento, portandosi con lei tutti i miei domani. Per lei, oramai non ghiaccio tempo per dirmi quanto tu aspetto. Ma stamattina, chi in questa banchina vede ancora lassù, con quello suo mandillo rosso il sole, o le ha mandillo rosso, vecchio, codobì, che portiò sempre in tuo cuore, come fisse sempre vei quella mattina. Tante su che in giro a tua. Tanta uga in ce l'angio, ma in a fronte de collin tanto su uga me stasera. Son bagné anche ai suoi brother e dugè come giornale. I mandillo in giro collo de Bertelle sfiarzè, mi si inscena ma già rotta. Ule bello sto bel giorno, bello come la sua vigna, a suo caos e rompe. Vist clear una bella giornata e ciao, letter de ascende in centro in tramvai. Asciam partè dalla fermet che micle le alla croget camaldoli e quando asciam arrivè al baracchen, io vest che era tutto un smuierlen per terra calma fac spesie. Arrivè da Garganella, era un fiume d'acqua che andava vers la porta. Stresteven la pand vers al starlen. Io pinsè. Asciarato una tubadura dall'acqua. Da quel tempo in sale vinte quasi una moda, le tutto una buse. In piazza Mingat, nanza la posta, quando s'han andesa dal tramvai, a era un gran moia che am s'ha insuieto tiel scher. A io fat kers che tut quanti avev nel galos e me am s'han det, mo'è, che fatta moda. I stilest istrolgen s'han per del novite per fer spander di baiuca la zent. Po, mi tendi in uvra al mi cervel, dopo aver vest tut calmoi, am s'han cate pincher. Vut mo vader che Bulagna le dvintec mec match? Mo na, l'è impossibile.
Alla revlet chari giorni oppur sinto la televisione. Al sil l'era sempre strani. A svat che alla nota era vnosa un gran scarvent che me ne aveva preso sinto, andando di lungo a dormir come una magagna. Parvi di tosc bisognava pugersi al mur perché, con tutti i calciòi, a si sbligeva clera una delessia. Per fortuna che arrivai al porg la mort le leinelt, dove spese scrullermi pi da tot calciòi, che mi c'era tacchè al scherp. Al porg dal pavian l'era tot moi, e si sbligeva come se avesse il scherp per sulle can e il gosce di melan. Al dec sempre che me, indù, le masu, per stensen, stu stensen, in dis, in vaint, come a te stensen. La gente invece mi pisdesse una massa, a scermi una trentina, se sto con te il bordello, e io contento. A stiamo insieme, con voi di niente, starete a che, noi insieme. Più che sei, e per lei, stai insieme, non è niente roba, tanto in corso, no, insieme in corso. Lol, esci un po', le come non esci, lol. Io ho bisogno di sentire, in sento, in mella, in dismella, in sento mella. Che me, ci stai che me, per San Martin, ma la festa della piva, magnè, void, cant, trade, troge, perché chi ruggì? Le tutto ruggia adesso, ci sono tanto sento. E parlò le allegrie, che le erano casoin, e me alle sette, te mes, su candega. Mi pareva modo buono, deste per me. Vici, indò, teli, la sciaira, a casa, a un certo momento smorta la televisione, ciacca un po', lì la va là, la torna, sorpresa, due gelati, tu cremo cioccolata. Pudo ogni tanto scappa, lo svati posto, a mangiare fora, e cinno. E ci non è una roba, come da bordello al fuori. Ustale, tot disdoi, set, incantè. Subvento al volto di qualquel, di dri, voglio sempre un canale, shhh, silenzio! Poi, fine, ustendallosi, lec mi svigès. Tste so, e basta niente, che t'hai tine capot, che la slinfila, che t'ha la strength. Non una massa. Sol sentila. E se sente se la cattina al funerale? Beh, sì, grazie. Mi ho visto un fia di gente, ma poca poca, qualche signor, non so gusto, non si sarà fatto voler petali su, con tutti i sommessi. E qua, i servitori vengono tutti. Ehi, mi gare sta qua a casa mia perché non restasse la casa voda. Se io risepo fattore, che volesto che indasse tutti. Zio qua? E se è rimasta notte? Ah, beh, non ma no. Cosa quella che dico, signora Catina, e se parlo in lui come anche in altri, parlo in tutti e parlo in su. E cosa fa lui qua? Come parola della sala, chi che la mandare le condoglianze? A chi? Cosa? Chi dice che quando uno sono morto, non che sei più niente. Tasi. Cosa dentro è la sua parola, se no lo conosceva neanche. Vabbè, ma forse di vicini di casa, se usa. Ah, se usa? Sì, ora sì, non sarà usa da contadini, ma se usa stesso. Bisogna imparare dai contadini, non fa stomaghessi e porcarie. E tipo, chi te ne sentirà dopo? Beh, maniera di tenderti alla casa. Beh, no, sì, noi altri il funerale, e tu col moroso. Ciao, stupido. Questo un bagigio. Niente, oh. No. Parenti che non devi avere, signor. Però non gli avevo io. Sì o no? Porca se vede. Cosa se vede? Ma se vede che le gambe alle raidene. Poi dico, e guarda che sei ancora la scuria. A me non mi serve, se buona per i brocchi. Oh, i brocchi. I brocchi tiravano di lungo. Adesso voi altri, se per farmi il fornimento mi deve avesse messo quei piastri sani che baromeni con una bala di vero in testa. Ah, non sarà mica la bala di vero che fa impressione a un uomo come lui. I brocchi? Non ho mai avuto bisogno del rifornimento di Biava. I brocchi no, i cocci sì. Ma, Biava, di te, a me mi dice Biava. C'ha memo lo baccaro. E spussa manco della benzina. Sì, sarà ma dopo che si è fatto il rifornimento. Bisogna andare in piande prima. Piande lontane, sì. Cominciano nel Peter, te sei
ogni chi per comprare o che cosa? Se avessi messo che comprate ti. E tu non è che te la ure ti. Oggi la statera, ne? Ma faccio pa' dirà! Te sei ben che mi rovino in sul pes! Te due rise cugnusu! Mi son tunesta! Mi pensi di ma quel bel endenun, magre lun come un salam, che mi porta sempre a balà! Ah, e il pep? E se il dis? E il pep? E il dis te urem ben! Te sai che se cugnus un de quanche ser un de cisquitit, cioè di de quanche gave un des, d'un des, dudes anni, se sen sempre fa una quai caressa, un quai basit, chi parla fislino. E adesso? E adesso è il me pep. Di Pupu, come la va con te il pep? Vada che amico il fiorino, mi piace minga tanto, ne? Sta bene dentro quel che te fe, vorrei a minga veg mai di... Surpresa! Ma se la dismai! Sono una brava tusa, mi! Sì, sì, ma guarda che basta un attimo e la reputazione l'è rovinata per sempre. Ricordes della tetun del macchion? Madonna, signor! Chi va a schivare il peccato che schiva l'occasione. Chi non ha colpa, non ha peccato! Ho capì? Adesso vuoi la carrottina, ordinare il pes per domani mattina. Ti mi raccomandi, tusa, metta a posto il scos pulito. All'enem per fer nostalgiche, o regrette il passato, ma son content de se stai tamboccia, ancora frange a temp tra la rivoluzione del 68 e gli anni dell'austerity. Tutal dì con gli amis, a giugavo a starmesse, o al football, savio pa l'inglese. D'inverne tiravo balet fioca, di sta ciappavo le musche con al fusile elastiche, e poi le figurine, i soldatini, le biglie. I consumavo le rue delle bici a forza girare intorno al cortile e neanche a felo apposta a sfinia un poca prun culantera e genui ben gratugià. Perdesse qualche importanza o mac per fesse vude dalle purile facio finta at fumele nazionale, saria di sigaretta cicolata o malaparà. Mimavo d'un visché con al pole selindes i cicles culurà. Però aventa dilu la prova di coraggi al rite di iniziazione a sconcretizzava dal barbè. Prima certe cercavo ad gratè il cit calendari con le foto, ad fumne malquatà, per nendì patanue. Dermagi, che tutte le vire, la gendina con cui le attris famose e bunduse, assasciudava nenda al tavolin e il barbè, guardando azzurro di uciai, disia «Ti, farinel, e te las ancora all'aitan silaver». Mi vergognoso tornava a ca e con pazienza e in poca trepidazione stasia ore dananza la specie a ispezione bin bin la buca senza nun risultà. I cavei i tagliava bin, ma all'era propri un busiard patentà. Praticamente ma mai rema destria a chi si scialia. Mi hai tetalulat ma mai fino a 3 anni. Allora sas. Prima cosa non avevo più sgaire, seconda cosa giravo con le scatole, sempre a sdreire. Mi hanno avviso che il botte ma mai era nato. Piare drieso per chi fa trussi. Arrivo qui e mi sempre dreire, no? Allora mia madre va in casa, prevenga chi, mi penso di. Come i due erbola che si amisino di mia madre, si era spurcato tutto il cerbun. Era nato in casa al fuoco, si era imbrattato tutti i pussetti di cerbun e però vengo qui. Mi si scappa via, si monta qui sul snarbo, si stampava sul snarbo, che la rabbia. E a cosa finì parei. Mi hai visto uscì dal 50 fino al 65, 66, arriva di Martina via il mio padre. Mia madre e mio padre sono separati quando mi avevo 2 anni. Mia madre torna ici alla famiglia. Sono sempre stai ici. Ici avevo mio madre, mio dando e il mio barbo, sempre tutti fra i miei. E mio nonno. E la casa via papà di stanze a loro. Qui era un locale su letto dove dormia, si aveva il liet dreire, che era un mag di video a buon ridò. E a che ridò qui cambiavo ogni 15-20 anni.
E a questa parte da caso, perché tutta la casa d'inverno si usava perché la facevo freite, e dunque a questa parte da caso veniva usata da me e mio nonno che dormivano insieme. E andavo a scuola di Lucere, di una rua che entra alla chiesa, bon, tutti i mattini andavo a pe, ci andavo a scuola e ritornavo a presa a pe, quindi facevo tutti i giorni 4 o 5 km per andare e venire da scuola, e io avevo tante mina a loro, io avevo a Elvo, io avevo 4 scuole, i miei avevo 20 vacce. A Sincan andavo un pasturo, da queste 20 vacce, io avevo un fraire, partivano il mattino a 7 ore, se arrivavano il sera, verso 7 ore il sera. Andavano in pasturo di tutta chi prac i lai, e di questo volta si unì su a me, in tal 1951, in tal 50 ne si mio fraire, e in tal 57 si incanei su l'altro. Mi sembra che cacchiona su alla porta. Sembra franco a me. Chi l'è? Zesilo, me de hun fwa, me de hun di controllo. Oh, giù me de su. Buongiorno, Dessin, come va ti? Mi bien, e voi? Uè, bien, bien, che tormenti, che da per tot, mi pelo resta. E vostra famiglia? Bien, merci. E lo travaglio tutto a posto, uè? Uè, po mal, ma, e de fua, fa cica fre. Uè, derimente lo ten la cica refreccia, eh? Frampai? Se pure ti può entrare di qui? Oh, uè, scusatemi, de son bien sûr che vous possiate entrare. Ad un livro de me la porta, sopple, madama. Uè, un momento che prendo la clia, sa de bon, si se deriten, le mio se clure a meiso. Bonjour, monsieur l'homme de son. Bonjour. Que plaisir de vous voir. Veniate, vos figlio vesetti le micio. Le micio? Uè. Ma me, a dire la verità, devo fare un vesetta di controllo. Sa, quanta prisa. Veniate, vos figlio bere lo bau, la crotta. Me complement. E vorrei avere di furì, can le tot un fleur. Adunque. Magari torno poi vi trovo un po' di furì. Va bene, ad un'ora vera di furì, eh? Uè? Ma madama, me si è pa' un vesetta di controllo a monsieur Julien Creton. Già, che bien che, oui te pas vince, gli appè me fie vesetta. Belle se la baga la refran fino plaisì. Mi attegnate un moment, vous verrez se la chiesione è tutta gnodre, eh? Attendo. Ma sapevo voi che c'è un posto in Austria là che le gnot, le messe di mie gnot non comincia mie gnot come pardut. E noi è dicendo in Austria come in Friuli, le mie gnot pardut. No, no, la dite, comincia dopo, ma io ti spiego anche il perché. Allora, in questo paese di Austria, ma piccolo, quattro chiasi, erano vecchiute che di tanti anni, si faceva sempre un maionut per Gesù bambino, perché era freddo in Austria, era tanto freddo, pieno di neve, quindi Gesù bambino aveva freddo, e per Natale, ogni volta per messa di mia gignot, gli metteva giù questo maionut, questo vestidut, in modo che il frutto non avesse freddo. Allora, ogni anno passi anni, le vecchie diventano veramente tan vecchie. E una sera, sempre le gnot prima di Natale, sì, le gnot dal 24, e è lì che fa il maionuto a 10 di sera, sinta tuca, e va a viaggi, e gliele muore. E ha detto, molto di venire via, perché ormai si stanno vecchie le ore, no? No, fa le vecchie, cioè, sono 10 di sera. Io gli fa il maionuto, io fin mio gnot non vengo. No, si discute con me, insomma, io se le muore, con che io arrivi, si vengono via e vonde. Ma no, dai, come si discute, le vecchiute tranquille, non si sposta, io con il suo maionuto, io, figli miei gignotti, non vengo, puoi fare che tu. E allora le vecchiute torna lì a fare il suo maionuto, via tranquille, figli miei gignotti. Mi gignotti in punto, senta tu cari, ve le muore. Bon, dice a Nin, o Nin passa per l'eglesia, e messo il maionuto a Gesù bambino, e dopo Nin la convinti là. E vanno su via l'eglesia, e quando arrivano in l'eglesia, vedono una grande luce che venne sull'eglesia, e Gesù bambino che venne giù. Gesù bambino uccale e dice, sì, c'è stato facendo con le mie vecchiute che mi parte sempre il maionut. Tu sai che io parti le inte, le metto a puest, una volta che sono guardi le metto di qua, di là, di là, le yucan di là. E sì, l'ha detto lui, però che chi le mie vecchiute che mi parte il maionut. E boh, ma come un momento le parti via, sei già in ritardo, 2 ore fa, vedi venire giù, le figurati te, sentiamo chi con le parti a tor. No, è facile, Gesù bambino uccale.
Io che chi mi sei proprio affezionato, mo le parti su io e dopo torni giù, però va su, fa gli schiatti, smetta queste, le registri, le dut, torna giù e passa in disminus e di che l'anno in poi, ogni anno, da quel paese, le messe di mia genote cominciano a disminus dopo. Le mese di dicembre vince le mens le gare del Coppa del Mondo di Schi di Gardena e dell'Alta Badia. E queste gare non sono importanti per chi disca resesso le post, ma questa importanza si tira fuori a tre di talan. Magari nel de chi cammina che la gara si ma per incasdesce che tutta la zitta per la sabda e la domani o per la domani e il lunes, ma per la Gardena e per la Badia è l'onfog wichtig, le due gare è l'onfog wichtig che noi possiamo fare per mantenere in ant sulla nostra popolarità e per ti fa sapere la gente che non ha strumenti di noi. Che noi siamo stress sulla voce di Deutsch e che vai ragionare di noi e che conosce di noi e da noi abbiamo di noi. Chi strada è un gran spettacolo per Deutsch Kanz, per i fans di Ski, per la nostra gente, per Manfred Mölk, che è la stessa nostra pista, per fortuna. Ma siamo in questa pubblicità da tutti i media, qua fuori sulla televisione, sui media. Io rate, spero che tutta la nostra gente, tutti i ladini e tutta la valada capisca l'importanza della gara per tutto quello che noi facciamo e per tutto quello che è fatto e l'aurè da tutta la gente della Val Badia per qualche anno una vita mia e che sono stati stress da me e che poi tutti sanno tan welcome e tan grana e bella grana e accogliente che è l'Alta Badia per chi conosce ciò che fa. E ai vagni, un albus provas, da 24 anni che sta aperto, e c'è un gran aufwand, ma però lì c'è troppa gente che capita bene che noi siamo già fatti e che vengono da noi per ci caltisare bene e la gara senza altro pur te para che la sizzin. Vossi che tornano in ganzen tag, schön gesungen. Die haben mir einen gesagt, wenn sie mich gehört haben, kommen, dann haben sie gesagt, jetzt kommt die Nachtigall. Südtirol bietet dann sehr viel. Vom kulturellen Essen, Trinken, von der Landschaft, von den Bergen, vom Schwimmen. Also wirklich, man hat, kann in Südtirol alles haben. Und deswegen kommen halt alle irgendwann mal wieder nach Südtirol zurück. Das ist klar. Ich bin gebürtiger Bautzner und seit 10 Jahren eigentlich als Beruf Kellermeister. Da in der Kellerei Kaltern, also das ist die Genossenschaft, Kellerei Genossenschaft Kaltern in Kalterndorf. Die 1,5 Monate Ernte, wo bei uns die ganzen Bauern, unsere ganzen Mitglieder ins Vertrauen bringen, das ist 6 Wochen Schwerstarbeit, 20, 22 Stunden Arbeit am Tag. Man hat mit sehr vielen verschiedenen Leuten zu tun, sehr vielen verschiedenen Köpfen zu tun und die alle unter einen Hut zu kriegen und zu bekommen, das ist eine ziemlich große Herausforderung, wenn man es dann gelingt und am Ende von Jahr sieht, dass die Zusammenarbeit da ist und dass die Leute an, also jetzt nicht nur sie machen die Trauben und die Kellerei macht den Wein, sondern dass es wirklich eine Zusammenarbeit ist. Das bringt, und wenn das am Ende von Jahr sieht, das ist schon eine schöne Genugtuung. Ja, essen tue ich alles gerne, nur gekocht muss es gut sein. Wir haben gespielt für Hunger und Durst mit den Kindern. Ja, da sind wir herumgelaufen, die Schuhe ausgezogen, barfuß gegangen, wie alle Kinder. Bei uns der Weinbau ist halt erstens sehr stark an der Natur verbunden noch, weil natürlich draußen die Natur kann sehr viel entscheiden. Liebeskummer lohnt sich nicht mein Dari. Schade um die Tränen in der Nacht. Aber wenn man wirklich Liebeskummer hat, dann tut man nicht nur in der Nacht weinen, man weint auch bei Tag.